comme un âne. Ce n'était certainement pas le cas de Spanetto, l'âne dont je veux vous parler. Dans le village, on le considérait comme une sorte de personnage. Et il était véritablement tel, puisqu'à sa mort, on lui fit des funérailles dignes d'un conseiller général. Canta di Spanetto, un pomposo funerale, i vocerri di le donne, l'angoscia di l'uberrale, azulenna poteosa fatta in piazza comunale. Dindonano le campane, cumbia la resurrezione, mille colpi di fucile, cento colpi di cannone, alto annunziano l'arrivo del corteggio e del campione. Un patrone di Spanetto, carco di bene da fanni, la sua cravata nera e li so più belli panni. Stava vicino allo morto, riflettendo a tanti anni. Quattro giovani vestuti alla moda parigina, in cravatta, bianche guanti, cappelli alte e flacchina, questi ripresenteranno a famiglia Summerina. Quando lì la senteranno i nostri amici nioni, credo che li unieranno a piangere un nostro dolo. Chi con la lumio Spanetto ci pianta più d'un figliolo. E ravello e tintinante, quando merchiava lo basso, quando merchiava lo trotto, facia molto fracasso, ma lo portava da sempre da Pilato a Caifasso.